L'ultimo appuntamento pubblico della veloce visita di Papa Francesco in Uganda è con i sacerdoti, i religiosi e le religiose e i seminaristi del paese. La cattedrale di Kampala ne ospita 5.000 e altre migliaia accolgono il Papa nel piazzale esterno, perché la Chiesa ugandese, si legge nel discorso consegnato e non letto, è benedetta con un abbondante raccolto di vocazioni religiose. Nel suo intervento a braccio il pontefice parla di memoria, fedeltà e preghiera. Non dimenticate i vostri martiri, non vivete di rendita, né abituatevi nel ricordo lontano del loro sacrificio, spiega in spagnolo, ma costruite la gloria futura facendovi testimoni come sono stati testimoni i martiri. Per far questo è necessario essere fedeli alla memoria e alla propria vocazione, una fedeltà che si deve fare missione. Forse qui in Uganda, chiarisce il Papa Francesco, ci sono diocesi che hanno moltissimi sacerdoti e altre diocesi che ne hanno pochi. Fedeltà significa offrirsi al vescovo per andare in un'altra diocesi che abbia bisogno di missionari. E questo non è facile, ma è una nuova sfida, altrimenti perderete la grande ricchezza che avete e la perla dell'Africa finirà conservata in un museo. La fedeltà però è possibile solo con la preghiera. Se un religioso, una religiosa, un sacerdote smette di pregare o prega poco perché dice che ha molto lavoro, ha già incominciato a perdere la memoria e ha già incominciato a perdere la fedeltà. E preghiera, conclude il Papa, significa anche l'umiltà di andare regolarmente dal confessore a dirgli i propri peccati.